Ehi, sei ancora sveglio? Chiede quello che parrebbe essere un suo amico. Esita un secondo, ci ripenso, poi rispondo. Sì? Non si è fermata lei a dormire? No, è già andata via, rispondo mentre cresce la mia curiosità. Ah, allora è andata male, mi fa lui. Affatto, rispondo laconica io. Quindi una botta e via, sembra vantaggioso. Dipende. Perché? Domani mattina avrebbe potuto svegliarmi con un pompino, lo provoco. Ti piacerebbe, a te no? Dubito l'avrebbe fatto. Io sono sicura del contrario. Volutamente mi tradisco, presa dal mio nuovo gioco. Per un attimo il silenzio si fa silenzio, anche per iscritto. E per 3 volte lo vedo scrivere e lo immagino cancellare. Infine si decide. Non sei lui, immagino. Non lo sono. Un'altra pausa. Perché mi hai risposto? Non riuscivo a dormire. E hai deciso di prendere il suo computer e iniziare a curiosare? Non era quello che stavo facendo inizialmente. Cosa facevi allora? Rispondo dopo un altro attimo di esitazione. Mi stavo toccando. Un'altra pausa, più lunga. Come faccio a sapere che non mi stai prendendo in giro, che sei lui e che mi rinfaccerai la vita tutta questa conversazione?
Thank you.
get you really excited. All we want to 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 get you really excited.
up yet. Affatto, rispondo laconica io. Quindi una botte via sembra vantaggioso. Dipende. Perché? Domani mattina avrebbe potuto svegliarmi con un pompino. Lo provoco. Ti piacerebbe? A te no? Dubito l'avrebbe fatto. Io sono sicura del contrario. Volutamente mi tradisco, presa dal mio nuovo gioco. Per un attimo il silenzio si fa silenzio, anche per iscritto. E per tre volte lo vedo scrivere e lo immagino cancellare. Infine si decide. Non sei lui, immagino. Non lo sono. Un'altra pausa. Perché mi hai risposto? Non riuscivo a dormire. E hai deciso di prendere il suo computer e iniziare a curiosare? Non era quello che stavo facendo inizialmente. Cosa facevi allora? Rispondo dopo un altro attimo di esitazione. Mi stavo toccando. Un'altra pausa, più lunga. Come faccio a sapere che non mi stai prendendo in giro, che sei lui e che mi rinfaccerai a vita tutta questa conversazione? Senza aspettare, premo il tasto della videochiamata e per solo una volta vedo quell'icona lampeggiare, perché lui subito accetta, vinto dalla stessa curiosità che mi aveva spinta poco prima a rispondergli. Vedo nel monitor la mia immagine come fosse una sorta di scansione, poche parti illuminate del pallore dello schermo e le altre buie che si mescolano al buio che ho tutto intorno. Si distinguono i seni, una piccola parte del costato e della pancia, e quando sorrido vedo anche i denti ricambiare per riflesso del colore. Ma non vedo la sua immagine. Voglio vederti anch'io, e tu non vedrai più me. Acconsente, poiché in un attimo accanto alla mia immagine più piccola appare la sua. Continuate in un letto buio e vuoto, mi distingo labbra e menti, e le belle mani.
Shit.